cacciotti di Sicilia tutto tondo. Allora, questa cos'è? Una pesca? Un limone? No! Ah! Dei dolci! Eccole! Allora, siamo a Palermo in Piazza Bellini perché oggi vi racconteremo come nasce la frutta martorana. Che è questa di qua? Esatto, il dolce tipico del periodo dei morti. Capare una frutta, ma non è, pure con sottofondo musicale oggi. Bravo amore, quindi 1, 2, 3, andiamo alla scoperta della frutta martorana. Amo i picciotti, seguiamo a Micaela. Io me lo porto dietro. Brava, perché poi andiamo a mangiare, brava, bravo, sì, amore. Sì. Allora, il tutto nasce in questa chiesa. Facciamola vedere, guardate che bella picciotte. È detenza ancora più bella ancora. Bellissima, la chiesa dell'ammiraglio, okay. Creata nel 1143, sì. Dall'ammiraglio del re di Sicilia. Ok. Ora però questa chiesa viene chiamata con il nome Martorana, perché? Sì. Perché il monastero fu costruito dalla donna palermitana Eloisa Martorana. Ah, ecco, si chiamava Martorana. Infatti Martorana dedicata a lei la chiesa e i dolci. Eccole. Allora, scopriamo una leggenda. Ah, va, continua, ti seguiamo. All'interno del monastero, amore, sì, c'erano degli alberi con dei frutti bellissimi. Ok. Il re ad un certo punto volle visitare questo monastero. Certo, disse, la fama di questi frutti. Se voleva mangiare questi frutti. Esatto, arrivò fino a lui. Però era periodo autunnale. Ah. Non ce n'erano ovviamente. Sbaglia periodo, re. Ha sbagliato periodo. La suora furba che ha fatto? Dice mica che vengono un re e ci posso trovare i frutti. Diciamo in mente una cosa. Per sopperire alla mancanza di questi frutti, durante la notte ha creato con la pasta di mandorla questi dolci. Questi dolci, vedi, esatto, che fuscato. Sembra ovviamente frutta, ma in realtà non è frutta. Che ha fatto? Ha messo poi questi frutti in piccicanna all'arbo. Nell'albero è arrivato il re. Ha raccolto questa pesca, per dire, questo limone, li ha mangiati e si è accorto dell'inganno. Ah, un dolce inganno. Ah, ecco, però fu perdonata, esatto, allora. Fu perdonata e da lì nacque la frutta martorana. Bravo amore, vedi che cosa che devi inventare? Brava sta suora. La picciotta, un limone, che aspro che è. Vediamo, assaggio, amore. Com'è? È buonissimo. Perché è fatto di pasta reale, puoi sapere il re. Vedi, ti insegno un'altra cosa, amore. Vedete, picciotti, com'è? Buonissimo, allora. È buonissimo. Dolce, dolce. Confermi che è dolce. Allora, salutiamo, picciotti, seguite i nostri video, la nostra pagina. Quindi, Micaela, se mangia oggi, mangia il ristor di uno. Perché tu sei allergico, amore. Alle mandorle, perché è fatta pure con le mandorle. La pasta reale è così. Ciao, picciotti.